Toronto Raptors, Minnesota T-Wolves, una delle migliori squadre NBA in campo contro Vince Carter e compagni, quindi spettacolo assicurato per questo appuntamento con il basket NBA su Telepiù. Flavio Tranquillo al microfono, in compagnia di Federico Buffa, i nuovi Toronto Raptors, quelli con Jerome Williams in ala piccola per problemi di infortuni, e dall'altra parte i Minnesota T-Wolves, ovvero sia Kevin Garnett, The Revolution e parecchi altri omini da cominciare a conoscere bene. Kevin Garnett ha due assist dalla storia, sua e dei Minnesota Timberwolves, in una squadra in eccellente condizione di forma al di là di una brutta sconfitta a Detroit contro i Toronto Raptors, reduci da una bruttissima sconfitta interna, complice un grande Latrell Sprewell, su questo campo contro i New York Knicks in una partita di grande importanza per i T-Wolves in una fase decisiva della loro storia complessiva e della loro stagione in particolare. In posizione di centro parte Rascio Nesterovic e in quintetto c'è il venerabile 38enne Sam Mitchell, che non vuole assolutamente saperne di appendere le scarpe al chiodo e che soprattutto vorrebbe giocare sempre più minuti di quelli che gioca. In guardia c'è Chauncey Billups in quintetto, nonostante Terrell Brandon sia recuperato, e Wally Szczerbiak accanto a lui. Chauncey Billups che continua a partire come titolare, anche se a questo punto per Flip Saunders si annuncia prima o poi una decisione importante. Con Billups titolare, perché Brandon era fuori per infortunio, 16 partite e 12 vittorie. Detto, beh, non mi sembra giusto mandarlo fuori dal quintetto subito, però poi anche lo stesso Brandon, a forza di stare in panchina, potrebbe avere qualcosa da dire. Insomma, 10 milioni di dollari per un cambio sono abbastanza un lusso anche per i T-Wolves, però Brandon mi sembra di tutti i giocatori NBA pagati così tanto quello più malleabile a questo riguardo. Prima palla dentro per il tiro, buttandosi indietro di Kevin Garnett. La presenza in quintetto di Sam Mitchell mi fa pensare che Joe Smith non ce l'abbia fatta a tornare a Toronto dopo aver assistito alla moglie Yolanda, che ha dato alla luce il secondo genito della coppia Cameron. Due i T-Wolves in dubbio: Smith, che ha avuto effettivamente nella notte probabilmente il secondo genito da questa donna, poi ci sono le altre, e Lauren Woods, fermato per motivi piuttosto atipici. Ah, come mai non c'è Lauren Woods? È infortunato, una caviglia. No, sta meglio di noi due messi assieme. Mentre sono arrivati i primi punti per Alvin Wilson, problemini legati al fatto che si gioca in Canada, non negli Stati Uniti, e quindi bisogna portare almeno un documento. Ha lasciato a casa il passaporto e la patente, e quindi è stato fermato alla In questi casi, primo tiro di Nesterovic sbagliato, bel rimbalzo di Jerome Williams, apertura per Alvin Williams, che sta giocando un eccellente pallacanestro, pick and roll giocato con Olajuwon, il tiro di Carroll che sbaglia, poi va leggermente al piano di sopra Kevin Garnett, che non apre neppure, va direttamente da Sam Mitchell, e qui la difesa di Raptors per prendere un canestro desiderato. Sbagliato. Stavo scorrendo sullo sfondo la panchina dei T-Wolves per vedere se con un UPS o un altro tipo di delivery immediata è arrivato il documento, e ce l'ha fatta Lauren Woods. Intanto partenza con incrocio di Carter, altro tiro difficile, sbagliato, a rimbalzo, la schiacciata al volo, The Junkyard Dog, Jerome Williams. Raramente avete visto Carter così aggressivo nei primi possessi della partita, la spiegazione c'è, è marcato da Wally Szczerbiak, i dettagli poi. Intanto la palla dentro per Garnett, movimento principesco, ci mette una mano Olajuwon, ma va a commettere fallo. 30 vinte e 11 perse, il record dei Minnesota T-Wolves, è il secondo miglior record a ovest dietro ai Sacramento Kings che abbiamo visto ieri. I Toronto Raptors di coach Lenny Wilkins, 29esima stagione NBA e 1250 vittorie, sono a quota 24 vinte e 19 perse, è il quarto miglior record della Eastern Conference. Magari non è necessariamente qualcosa per cui perdere la testa, però secondo me è meglio di quello che viene percepito, perché la stampa non è contenta, l'ambiente non è contento, Carter non è contentissimo, eccetera eccetera. Sì, molte aspettative su questa squadra, e anche tra i tifosi. Avete visto 1250 vittorie di coach Wilkins, nettamente il primo ogni epoca per vittorie. Una marea di fischi in questo palazzo dello sport destinati a questo venerabile. Gli americani dicono: come, canadesi, non sapete neanche di che gioco si tratti e fischiate il più vincente ogni epoca su una panchina NBA? Qui si manca di rispetto.
Blocco di Jerome Williams, uscita per Carter, esce anche Antonio Davis. Un po' di confusione nell'attacco dei Raptors. Ultimi 10 secondi dell'azione, palleggio, arresto, tiro. E Vince Carter reduce da una prova molto poco convincente contro i New York Knicks, va a bersaglio. Attenzione però, perché io credo che Minnesota in questa partita ci farà vedere anche ampi brani di zona. I Raptors hanno dimostrato di non essere la squadra migliore per attaccarla, anche perché Lenny Wilkins, un allenatore della vecchia scuola NBA, probabilmente la zona la considera molto molto poco. Possibilità di pick and roll tra Carter e Olajuwon. Carter, se giocasse sempre con questo fuoco, indipendentemente dai risultati, sarebbe un po' un'altra cosa. Sarebbe probabilmente il miglior giocatore dell'NBA, almeno nella fase offensiva. E il fuoco è chiaramente determinato dalla presenza di un giocatore che odia, ricambiato e soprattutto aiutato dal resto dei neri dell'NBA, Wally Zerbiak, e lo sta attaccando il più possibile. Lo vogliono isolare per l'uno contro uno. L'anno scorso, giocandogli contro, rivolto alla panchina, ha detto: toglietemi sto bianco di torno, io ne scrivo 50. L'inizio di stasera è più o meno in quel ritmo lì. Il palleggio per Alvin Williams, sale per ricevere lo stesso Carter sul lato di Antonio Davis, anticipato da Garnett, viene liberato lo spazio, Carter penetra, riscarica fuori per Antonio Davis che sbaglia, altro rimbalzo fantastico di Kevin Garnett, apertura per Chauncey Billups, corre Sam Mitchell, poi lascia libera la posizione di post basso per Rasho Nesterovic, si va dall'altra parte da Wally Zerbiak, va a bersaglio Zerbiak, che non sarà simpaticissimo soprattutto ai neri della NBA. Però è un giocatore di un'efficacia clamorosa e quest'anno, spostato dalla piccola in guardia tiratrice, sta facendo tutta la differenza del mondo. Semplicemente è un all-star e lo vedremo molto presto all'All-Star Games, se lo stramerita, un giocatore di un'efficacia incredibile e per l'ennesima stagione sopra il 50% al tiro. Quintetti per All-Star Game che vengono scelti proprio nella giornata di sabato. Martedì le squadre verranno completate dagli allenatori. E quella faccia lì non è la faccia normale del Carter, meno che mai di quel Carter del quarto o quinto minuto. Però il discorso di Jalen Rose la settimana scorsa: hai bisogno di Zerbia per giocare così? Allora vuol dire che c'è qualcosa che non va. Per esempio Kevin Garnett, tanto per fare un esempio diretto, non ha bisogno del duello o del matchup o della situazione. Oh, peraltro di ali grandi che ti stimolano nella Western Conference due o tre li trovi, però è esattamente il punto. Kevin Garnett è questo sempre. 9 pari il punteggio, ultimi 7 minuti e mezzo del primo quarto. Carter per Antonio Davis, doppio blocco per il taglio di Carter che va in post basso, gli lascia libero lo spazio Jerome Williams. Carter attacca Zerbiak, tira sull'aiuto e sbaglia, va molto alto e a tempo a Hakeem Olajuwon, ma Carter è un piragna. Levatemi sto via, però dall'altra parte lo metterà in enormi difficoltà, evidente. Per fortuna siamo venuti nella serata buona. Qua in frazione di passi, ecco, al bar dopo di questa parlano. È sicuramente è facile che succeda. 12 vittorie e 9 sconfitte, il record in trasferta per i Minnesota T-Wolves, 12 vittorie e 8 sconfitte, il record in casa per Toronto, che ha 12 vittorie in casa e 12 vittorie fuori casa. Se una colpa si può fare avere, regolarità di rendimento, di non essere consistent, come dicono negli Stati Uniti. E quel passaggio che sembrava normale, che avete visto prima, in America è un assist. E siamo qui entrati nella storia del gioco. Pooh Richardson, sì, lo stesso che qualcuno ha visto a Milano, era il detentore fino a stasera del record di assist di questa franchigia, che non è quella dei Boston Celtics, il che però ci porta un attimo, mentre Antonio ne mette due, all'attuale situazione Garnett, che non è proprio solo leader degli assist. No, non è proprio solo leader degli assist, si occupa anche di altre cose in campo, ne parleremo ovviamente. Chauncey Billups lavora dal palleggio, l'uscita di Zerbiak, che in uscita dai blocchi ormai è un giocatore di un'affidabilità totale, prende il tiro e lo sbaglia, altro rimbalzo del cagnaccio che apre per Alvin Williams. Billups lo rallenta un po', la palla va dove deve andare, ovvero sia da Carter. Poi il rimbalzo di Jerome Williams, tocca ancora Garnett e Mitchell alla fine perfezione il recupero per Chauncey Billups. Billups combina un pasticcio, recupero di un assatanato Vince Carter e fallo speso dai Minnesota T-Wolves su di lui. Il termine assatanato mi sembra il migliore per Vince Carter, però sta forzando la partita, non la sta facendo arrivare con delicatezza, ammesso che mai lo abbia fatto. Soprattutto contro la squadra che è già a zona, c'è Nesterovic che è continuamente in aiuto, la riga di fondo gliela concedono meno del solito e lui si deve accontentare di una gran serie di tir dai 6-7 metri. Record storico dunque per quello che riguarda gli assist serviti da un giocatore dei Minnesota T-Wolves, che passa di mano da Pooh Richardson, visto a Milano, ma onestamente non freschissimo, più fresco nella sua versione Timberwolves, a
Kevin Garnett. Questo dice che Garnett è un grandissimo giocatore, che i Minnesota T-Wolves sono una franchigia abbastanza giovane e che, diciamo, nella posizione di playmaker prima della coppia attuale Brandon Billups hanno avuto qualche problemino. È curioso perché a proposito d'Italia ce ne sono parecchi che poi sono svernati da noi, che hanno avuto un ruolo in questa franchigia. Scattiamo coi nomi. Scattiamo coi nomi. Winston Garland, visto a Treviso, Jerome Allen, quello che adesso è a Roma, poi Scott Brooks, che ha spesso parlato di Italia, ma in Italia non c'è mai venuto. Intanto Garnett continua a predicare. Myron Brown, che di squadre italiane ne ha girate molte, adesso a Iesi. Sidney Lowe, quello che fa l'allenatore. Derek Martin, Chris Smith, Spud Webb, che ha fatto anche un piccolo cameo role a Verona, e Michael Williams. Come vedete, il passato non è tutto rose e fiori. Esatto, due spiegazioni sono arrivate. Questo peraltro non toglie assolutamente niente alla strabordante grandezza di questo giocatore, che attualmente è il leader in 5 categorie statistiche di questa squadra. Intanto 2 per Hakeem, un altro che con la storia 2 conti li ha fatti. Sì, peraltro reduce da uno 0 in bar contro i New York Knicks. Eccolo qui battagliare in post basso con Rajon Nesterovic. Gli tocca il pallone, ma anche la mano nell'interpretazione arbitrale. Nesterovic dice: come hai fatto fallo? La protesta di Olajuwon mi sembra invece piuttosto convinta. Tornando per un attimo a Garnett, in 8 delle ultime 11 partite è stato il migliore per assist della squadra, con una media in queste 11 partite di 6,9. La media stagionale è 5,8 assist. È l'unica altra ala nei top 35 degli assist NBA, assieme a Tracy McGrady ovviamente. Tanto per darvi un'idea, la media in carriera di Bird è 6,3. Siamo lì, eh? Stiamo scherzando, veramente. Per via di un gioco che hanno provato al camp a ottobre, si sono accorti che nella cosiddetta posizione di point forward, dove ha giocato spesso anche Larry Bird con quella stratosferica media assi, si trovava bene. Durante l'estate ha lavorato molto sul tiro da fuori e ne avete appena vista una prova. Siccome due intuizioni difensive ce le ha, MVP candidate Flavio può bastare? Eh sì, direi che qui stiamo da MVP. KG, Kevin Garnett, maglia numero 21, il segreto di Pulcinella dei Minnesota T-Wolves, che impattano a quota 15 con poco più di 4 minuti sul cronometro. Questo è un tiro sicuramente pulito da prendere e che Vince Carter manda a bersaglio. Comunque Carter ha giocato con tutt'altro spirito, al di là del 6 su 23 finale contro i New York Knicks. New York Knicks che però lo hanno letteralmente assediato in uscita dai blocchi, mandando sempre due uomini contro di lui. Sembrava di vedere una partita di football contro un grande quarterback. C'era la cosiddetta spy, la spia che lo seguiva sempre. Più di Antonio Davis. Esatto, fa quello che in gergo nel basket romano vuol dire sentire se c'è la sorpresa nella palla. Questo con Davis può essere un problema. Carter sta aggredendo la partita, non il vostro primo quarto abituale, peraltro un incontro tra due squadre di conference diverse, giocato ad alto livello. E Jerome Williams va a bersaglio. Jerome Williams in quintetto per il problema al dito di una mano, una frattura di Morris Peterson. Ha cambiato completamente veste il quintetto dei Toronto Raptors, ovviamente molto meno perimetrale ma molto più tosto fisicamente e in difesa. Uno contro uno di Garnett, che viene raddoppiato da Carter, legge piuttosto bene la situazione. Ci sono 4 secondi per tirare, caso di errore è sempre lì per il rimbalzo, eh? Ma stiamo scherzando? Quello a Mitchell era un assist fantastico. D'altra parte Mitchell è uno dei suoi 3 grandi maestri. Se c'è da farlo contento, lo si fa contento. Poi rimbalzo, presenza fisica, gioca a due lati del campo, gioca il primo quarto come se fosse gara 3 di un playoffs. Francamente Fritz Anders non ha più niente da dirgli, ci pensa già lui. Kevin Garnett, che con Wally Zerbiak ha messo assieme solamente 33 punti nell'ultima gara giocata e persa dai T-Wolves, 104 a 83 sul campo dei Detroit Pistons. Minnesota era reduce da una serie di 11 vittorie in 13 partite. Qui palla tenuta viva tra l'altro con la collaborazione di Wally Zerbiak. I Timberwolves quest'anno hanno già giocato 18 volte contro una squadra dell'Est, 14 vittorie, 4 sconfitte. Onestamente due campionati diversi. Due campionati diversi, questo ormai è un dato di fatto. C'era il Brandon in campo. E per chiudere i riferimenti all'ultima settimana, va detto che Toronto ha trovato New York reduce da quel curioso matinee 111 a 68 contro Charlotte. La zona dei T-Wolves intanto è fin troppo evidente ed è una 3-2 con principi di matchup. Beh, a questo punto qua, avendo onorato, come diceva Peter Vexi, la memoria di Martin Luther King con una grande resistenza passiva il giorno di Martin Luther King, hanno giocato con cuore. Spree fantastico, Carter cancellato.
Gran movimento di Jerome Williams, una finta che manda per aria anche Garnett, e Garnett si infuria con se stesso per aver abboccato. Più che eccellente movimento, considerate che ha già fatto anche un canestro da fuori. L'idea di farlo giocare alla piccola non è così folle. No, tutt'altro, difensivamente segue più o meno tutti. Altra novità della partita per Garnett e Keon Clark, giocatore di grandissima importanza, e come vedete con una certa facilità lasciare il terreno. Però molto elegante la conclusione di Nesterovic. Ecco, Nesterovic, un giocatore in enorme crescita. Quel suo ritorno in Europa non è così scontato come si pensava qualche mese fa. Anzi, mentre all'inizio della stagione avrei scommesso parecchio sul suo ritorno in Europa, adesso scommetto molto di più su una sua fermata a lungo in questa NBA e in questa squadra, mentre Jerome Williams continua a dare problemi ai Minnesota. E adesso 5 di vantaggio per Toronto, altra palla dentro di Mitchell per Nesterovic. Nesterovic va dal palleggio, attira ancora un mezzo raddoppio, poi riscarica fuori per Brandon. Brandon in penetra e scarica per Zerbiak, che questa è una squadra che sicuramente ha trovato armonia offensiva. Anche se Garnett sbaglia il tiro, c'è proprio voglia di passarsi la palla, e nella NBA questo paga prima o poi. Per talento non hanno corrispondenza al record che obiettivo. Anche se poi, come dicono tutti gli operatori NBA, vediamo a fine aprile se questi giocano nello stesso modo. Però è evidente che questa è una squadra che ha una chimica che definirei Flavio perlomeno invidiabile. E già che ci siamo, un allenatore che, solo perché si chiama Flip, che è l'equivalente di Pippo, perché si chiama Philip, non è l'allenatore dell'anno. Comunque potrebbe essere l'allenatore della Western Conference All-Star Game, perché Rick Adelman comunque non può esserlo, non ci si può ripetere 2 anni consecutivi come allenatore all-Star Game. Una vittoria qui e una vittoria domenica contro Atlanta darebbe a Flip Saunders quella panchina, anche se Saunders, come tutti, minimizza, dice no, voglio andare a vedere mio figlio che c'ha 2 partite di high school. Intanto Garnett si rimette sotto i calzoncini qualcosa, un rito tribale forse. Esatto, suo figlio soprannominato Rhino, che è un playmaker, e lui con i playmaker si trova bene. Giocava playmaker ai suoi tempi, è stato compagno di stanza di McHale a Minnesota. Il suo playmaker del cuore l'ho avuto per qualche tempo, ma poi è stato abbandonato. Stiamo parlando di Steph Marbury. Eccolo il suo nuovo playmaker, Terrell Brandon, che va dietro la schiena da Garnett, palla nell'angolo per Anthony Piller. E Piller è il giocatore ideale per questa squadra, perché su questo tipo di situazione, appena c'è spazio, punisce le difese, meno 5 Minnesota. Dimmi la qualità dei tuoi tiri e io ti dico chi ti allena. Questa squadra tendenzialmente piglia tiri di qualità. La palla dentro per Antonio Davis, ecco il duello con Rascio Nesterovic, l'ex milanese batte l'ex bolognese. Eccellente movimento di Davis, il migliore contro i Knicks, con 21 punti e 17 rimbalzi, il migliore anche dopo. O ci mettiamo a giocare oppure tiriamo giù la crivista. Il nastro si è arrabbiato, il doppio, bel lavoro a rimbalzo lungo per Jerome Williams, cerca di chiuderlo Wally Zerbiak, che lo fa molto molto bene. Zerbiak che non sembra, ma si porta addosso un peso assolutamente da numero 4 pur giocando guardia tiratrice. Altro uno contro uno di Antonio Davis, altro scarico e canestro per Keon Clark. Si vede che è entrato Keon Clark su due lati del campo, bellissimo momento della partita. Ultimo tiro nel quarto per Piller, neanche il ferro. E si va dunque al primo mini riposo. Kevin Garnett e compagni ci hanno fatto vedere parecchio, ma i Toronto Raptors ci hanno fatto vedere di più e hanno messo già 30 punti sul tabellone. Tra poco ancora all'Air Canada Center. Il primo della stagione con Kevin Garnett e i Minnesota T-Wolves, 4 su 9 per Vince Carter, 10 su 14 per gli altri. Toronto sta tirando molto molto bene, intanto è arrivato, gli hanno dato la patente Lauren Woods e subito però fa vedere che non ha ancora la patente invece di difensore NBA, abboccando alla finta. 30 punti subiti dai Minnesota T-Wolves, grandi percentuali per i Toronto Raptors. Non è inusuale, soprattutto in trasferta, che Minnesota giochi così. Il problema per gli avversari è che spesso porta a casa vittorie anche in contesti del genere. Per esempio, ha preso più di 100 punti dai Lakers, ma gliene ha mollati 120. In più è una squadra eccellente nei finali di partita, quando lo scarto è 3 punti su 5 partite ne ha 24. Squadra che sa sempre eseguire molto bene sotto pressione. E ribadisco, avete visto anche il suo primo piano, secondo me è allenata attualmente da uno dei primi 2 tre. Garnett, che poi cambia ancora marcia, va fino in fondo, arriva il fischio arbitrale, va contro Keon Clark. Keon Clark che comunque è giocatore notevolissimo, cifre
molto particolari. Se considerate solamente le partite, ecco qui la sua difesa su Kevin Garnett, che mi sembra molto onesta, se considerate, dicevo, solo le partite in cui è stato in campo per almeno 10 volte, la sua media è quasi 14 punti e quasi 12 rimbalzi, e ha fatto 9 doppie doppie su 10 di queste partite. Ovviamente la sua media generale poi si abbassa, perché ci sono tante partite in cui non trova Coach Wilkins il modo di fargli giocare tutti questi minuti, però è un uomo con un impatto sulle gare come pochissimi altri. E l'impressione è che potrebbe avere l'effetto che ebbe Marcus Camby nel 99 sui Knicks, cioè un giocatore che con la sua energia potrebbe essere decisivo quando si giocherà sul serio. Chris Camby c'era in quelle partite, bisogna però convincere Olajuwon a prendere il cosiddetto backseat. Chi è in grado? Qui ci vuole veramente uno molto molto bravo, eccolo Keon Clark, che poi ogni tanto aggiunge pezzi del suo repertorio. Per esempio, palleggiare questo tiro da playmaker, non malissimo. Non malissimo, il jump mancino, efficace, giocatore molto molto completo e, come dicevamo in precedenza, accende il fuoco su due lati del campo. Intanto il tiro sbagliato da parte di Piller, e questo è il momento in cui Clark se la sente in linea di massima. Segna da una parte, prende il rimbalzo dall'altra, si affida a Chris Childs, l'uscita per Carter che prende, tira e la mette da tre. E adesso i Minnesota T-Wolves si sono scavati una 15 lunghezza di vantaggio per i Toronto Raptors. Palla dentro di Brandon per Garnett, e Clark dà fastidio a tutti, anche perché è 2 metri e 10, ma con braccia e gambe di quella maniera è come se fosse 2 metri e 30. Esatto, con Antonio Davis era più semplice la vita per Garnett, con Olajuwon per Nesterovic, adesso c'ha Clark e Clark lo mette in difficoltà perché gli tiene il primo passo. Se gli tiene il primo passo lo fai pensare di più. Va a bersaglio Anthony Piller, ricezione per Clark che torna sullo stesso lato dove c'ha il lavora dal palleggio. 15 a 5 il parziale degli ultimi 3 minuti e mezzo. Altra palla per Keon Clark che va altissimo, sbaglia, rimbalzo di Antonio Davis, ed è un Antonio Davis molto più vivo rispetto a quello del recente passato, giocatore che ha sempre avuto la capacità di imparare dai propri errori. Post medio per Garnett e fallo subito. Direi che hai centrato perfettamente, secondo me, l'analisi su Antonio Davis. Gli ultimi due canestri avete visto uso della mano sinistra. 5 anni a McClendon High, 4 anni tra Junior Collar e UT El Paso, Milano e Atene, io la mano sinistra non gliel'ho vista usare mai. Da qualche anno la mano sinistra è entrata nel repertorio, un giocatore che è migliorato esponenzialmente, e dietro questi miglioramenti c'è una storia ai limiti del credibile. Durante la serata, se avremo tempo, ne parleremo. Intanto va in panchina Antonio Davis, c'è il possesso per Minnesota, penetra e scarica per Zerbiak, il piazzato sbagliato, guardate con che tempo va da rimbalzo Kevin Garnett, anche se poi non trova il pallone. Vince Carter già dall'altra parte per Childs, palla dentro per Jerome Williams che la difende, va a bersaglio. Come si dice energia nella pallacanestro, Jerome Williams? Williams e Clark insieme in un quintetto estremamente interessante, altissimo, con Carter da guardia, Williams, Keon Clark e Olajuwon, tutti assieme. Saunders chiama immediatamente il timeout, questo è un quintetto con cui ti devi un attimo adeguare. E secondo me l'adeguamento potrebbe essere quello di provare a proporre la zona. Lauren Woods al centro di quell'area non ha ancora, e non so se avrà mai, il testosterone necessario per presidiare un'area NBA. Il pick and roll giocato con Garnett, Brandon dal palleggio, Brandon abbastanza poco aggressivo in questo inizio, recupera il palleggio prematuramente, poi trova proprio Garnett che aggira letteralmente Olajuwon, appoggia al vetro una palla di una bellezza assoluta che però il ferro sputa, poi il tuffo di Jerome Williams che prende una palla che sua non è assolutamente. Vediamo cosa decidono gli arbitri, non passi, che sarebbe stato un fischio secondo me corretto secondo il regolamento in Europa, e invece forse sì, proprio passi. Qualche fischio, quindi è probabile che sia effettivamente passi. Ancora Zerbia che va molto bene a rimbalzo ma commette l'errore di mettere palla per terra. Se c'è The Junkyard Dog lì è difficile andare a recuperare quel pallone. Probabilmente Zerbia però un colpo sull'avambraccio l'ha dato e i fischi forse erano di gioia. Eh sì, effettivamente dovrebbe essere un fallo di Wally Zerbiak. 4-1-2-4, 17 di vantaggio per i Toronto Raptors. E Minnesota che è arrivata in campo piuttosto piatta, come piatta è arrivata in campo a Detroit. È evidente che non è il momento di maggior forma per i T-Wolves. Qui intanto le migliori 5 squadre dell'Est: New Jersey, Boston, Toronto
e Orlando assieme ai Milwaukee Bucks. Attenzione, perché Orlando comunque bene o male è lì. Sì, il che ve la dice lunga sulla situazione attuale dell'Est NBA. La zona è più che mai in campo e comunque è una zona impressionante per possibilità di allargare le braccia con Woods e Garnett dietro. Questo però non significa necessariamente rimbalzi. È arrivato The Dream a dir la sua. Due di Olajuwon, rimbalzi d'attacco che stanno dando parecchio ai Toronto Raptors. D'altronde quello è un rischio quando ti schieri a zona. Palla dentro per Garnett, eccolo contro Keon Clark. Fronteggia, arriva il raddoppio di Carter, la circolazione di palla. Brandon in palleggio, adesso tiro va corto, rimbalzo per Keon Clark. Toronto che sta dominando questa partita più che mai da quando è arrivato in campo Keon. Keon Clark su Garnett una garanzia. Jerome Williams contro Zerbiak anche meglio. Bisogna che Brandon cominci a mettere qualche punto, perché sennò in attacco si fa un'enorme fatica. D'altronde quando i Raptors sbagliano prendono il rimbalzo d'attacco pressoché sempre, e ancora Keon Clark dalla media distanza, la vostra guardia preferita. I compagni lo chiamano Tri Albero, basta guardarlo per capire il motivo. Decisamente giocatore abbastanza boicottato in quello che è attualmente il ballottaggio per giocatore più migliorato, che probabilmente finirà proprio a Wallace Zerbiak, perché appunto dal perimetro per Minnesota, perché gli americani hanno uno strano concetto secondo me del più migliorato. Guardate chi l'ha vinto negli ultimi anni: McGrady, Jalen Rose, probabilmente Zerbiak. Ma qual è il criterio allora, Flavio? Sì, perché questi sono all star assoluti, esatto. Quindi perché sono praticamente tra i primi 10, se non in qualche caso 5 giocatori della Lega, quindi è ovvio che siano migliorati. Metterla in tutte le maniere, forse la nostra idea di giocatore più migliorato dovrebbe premiare un ex Carneade che invece si è imposto. E qui invece avremo varia scelta a proposito di ex milanesi. Per esempio Orlando è entrato in quintetto a Charlotte, la doppia cifra l'abbandona con, diciamo, poca costanza. Francamente sta spiegando a Garnett due o tre cose su questo gioco che ci piace tanto. Pazzesca giocata di Keon Clark e pazzesco momento per i Toronto Raptors. Deviazione di ancora per i Minnesota T-Wolves. Tra i candidati oltre a Zerbiak e Keon Clark a questo premio ci sono Baron Davis, ma sono altre tre star. O siamo noi, ed è probabilissimo che non ci capiamo niente, o il principio francamente ci sfugge. E d'altronde ti dicono, Baron Davis è passato da 12 punti a 19, sì, ma lo sapevamo anche all'inizio del campionato. Passare da 1 a 13 allora non è meglio. Palla dentro per Nesterovic che sbaglia due volte, c'è praticamente canestro dei Toronto Raptors, non c'è il fallo che vorrebbe Garnett, va con me. Uno abbastanza chiaro sul suo amico e compagno di nazionale Vince Carter. Momento di grande frustrazione per il Minnesota Timberwolves. Non fatevi però ingannare da questa partita o da quello che state vedendo. Questa è una delle migliori squadre NBA, punto e basta. Sicuramente, anche se oggi ha meno energia di altre volte, o forse ne hanno troppa gli altri. Kevin Garnett con un fallo non da lui, giocatore che chiaramente ha fermato la partita per dire ai suoi così non possiamo continuare a giocare, resta in campo e torna al duello Carter-Zerbiak, che significa tiro di Carter. È assolutamente scritto nelle stelle, bel rimbalzo classico di Nesterovic, prima toccando il pallone e poi controllandolo dall'altra parte. Terrell Brandon quasi travolto dallo stesso Nesterovic, Garnett recupera l'equilibrio in maniera misteriosa, ma poi lì sotto continua a essere veramente difficile andare a tirare sotto i rami dell'albero con la maglia numero 7, e se è difficile per Garnett significa che è difficile per davvero. Pick and roll laterale giocabile con Olajuwon, la palla va direttamente dentro da Vince Carter, stavolta con lui c'è Billups, deviazione di Olajuwon e alla fine recupero perfezionato da Garnett che apre per Chance Billups. Adesso doppio playmaker con Billups e Brandon assieme, che torna a giocare nella sua posizione della stagione passata, ovvero sia quella di ala piccola. Adesso è accoppiato con Childs, può attaccarlo Childs, ovviamente un fallo su Zerbiak non se lo risparmia. A proposito di Zerbiak, è passato dal 33 al 44% da 3 e ha già segnato 15 triple più rispetto a quelle dell'intera stagione passata, stati da 2,5 a 3,4, è in ritmo per raddoppiare il numero di canestri segnati. Certo, per lui è la stagione della consacrazione. E la cosa
percentuale complessiva resta, anche se qui è uscito un tiro, oltre il 50%, e tutto questo è nato sulla Gold Coast australiana. Avevano vinto a Brisbane con la nazionale Saunders e lui nel Dream Team Baby quest'estate ai Goodwill Games, e Saunders ha detto: senti caro, mentre Keon Clark non ha ancora smesso di portare a scuola Kevin Garnett un po' di più, ti facciamo giocare guardia, puoi giocare a zona in difesa. E la trasformazione è nata lì, in queste lunghe passeggiate su un luogo meraviglioso della terra, ed è venuto fuori un all-star. Nesterovic gli va corto il semigancio, però la personalità mi sembra aumentata. Ieri abbiamo visto il numero uno difensivo tra gli europei, qua secondo me vediamo il numero due. Intanto la penetrazione di Childs, classico rimbalzo anche questo per Rasho Nesterovic, arrivando in transizione difensiva, bellissima palla stavolta per Chauncey Billups di Terrell Brandon, finalmente verrebbe da dire due punti per i Minnesota T-Wolves. Il Keon Clark di oggi è un all-star anche lui, è quello di oggi. Ah, non ci sono proprio dubbi, anche perché nelle partite in cui dà così tanto contributo offensivo, quello difensivo e a rimbalzo c'è praticamente sempre, la sua presenza veramente cambia la partita. Alvin Williams, come al solito, il foglio non lo sporca, pallacanestro elegante e di grande efficacia. Intanto straordinaria presa di posizione in post basso di Kevin Garnett, stavolta ha fatto le cose per bene, aveva qualcosa da farsi perdonare. Arriva la schiacciata di Garnett e a 4 minuti poco più dal termine del primo tempo Minnesota ritorna a meno 21, anche se fa impressione metterla in questi termini. Palla dentro di Childs per Olajuwon, Olajuwon prende immediatamente il tiro. Adesso i Raptors sentono di non poter mai sbagliare. Infatti scuote e mette al forno, shake and bake, gran movimento di Olajuwon, che la palla canestro comunque si ricorda come giocarla, e se tiri il 70% difficilmente vai sotto. Minnesota travolta dall'energia e dalle percentuali avversarie. Effettivamente è così, almeno fino a questo momento. Garnett lontano da canestro, lavora all'angolo da Brandon deve prendere questo tiro, finalmente ne mette uno e poi va a rubare la palla a Childs. L'ultima deviazione è proprio dell'ex playmaker dei Knicks, possesso T-Wolves. Quella è la posizione che è stata elaborata a ottobre, la posizione di point forward, cioè di un'ala che giochi praticamente da playmaker, ha una facilità impressionante a scaricare. La palla è arrivata dietro il blocco estremamente bene a Brandon, poi Brandon ovviamente avete visto ci ha messo del suo. Giocatore lui pure che difficilmente sporca il foglio, magari non particolarmente emotivo, comunque un giocatore molto molto sicuro. È tornato sul terreno di gioco Lauren Woods, che consegna il pallone a Terrell Brandon, il pick and roll stavolta sbagliato, alla fine la palla finisce sui rami dell'albero che la consegna a Childs, apertura per Alvin Williams, Williams va in penetra e scarica per Antonio Davis, poi c'è spazio anche per questo tiro a Del Curry, significa dare del lavoro al refertista. Esatto, sentire tanto rumore di nylon, questa è la mano più educata in assoluto tra i canadesi, in una squadra che sta tirando in questo modo. 17 stagioni tirando così. Si fa vivo Lauren Woods. Arriva il gioco potenziale da tre punti, Lauren Woods, che è una seconda scelta dei Minnesota Timberwolves. I T-Wolves qui sono senza Joe Smith, quindi ci manca la possibilità di parlare a lungo del caso Joe Smith, il motivo per cui non hanno delle prime scelte, anche se una è stata restituita dalla Lega ai T-Wolves quest'anno, è proprio irregolarità in occasione del primo contratto fatto con Joe Smith. Tutte queste punizioni, ne abbiamo parlato lo scorso anno, dovevano praticamente mettere in ginocchio la franchigia, ma siamo sicuri che l'abbiano messa in ginocchio? No, anzi Flavio, non c'è Joe Smith, ma da qualche parte nel Palazzo dello Sport c'è l'executive dell'anno, e cioè Mr. Taylor, il proprietario di questa squadra in contumacia a McHale Square Fair. E sostanzialmente è molto semplice con i numeri. Con le A aveva dato un contratto a Smith a 86 milioni e a questo punto beccato gliel'ha dovuto dare una 34, sì, ma il giocatore è lo stesso. Dice: ma non ha le scelte. Sì, ma non le deve neanche pagare, e sono giocatori che non erano in lotteria. Stern, disperato per il successo del suo nemico, gli ha ridato indietro una scelta, perché questo stava venendole fuori alla grande. Esatto, questa è una questione un po' complicata, poi ci torniamo perché è veramente interessante. Intanto Nesterovic si è visto dir di no, nonostante un bel movimento di passo e tiro. Palla dentro per Keon Clark, fronteggia contro Woods che spera nell'aiuto di Rasho. Arriva il tiro da fuori, sbagliato di Clark, eccolo Rasho a rimbalzo. Rasho inteso come Radoslav Nesterovic, Rasho con l'SH ormai ufficialmente a Minneapolis. Metto per
per Chauncey Billups che rimette nelle mani di Brandon. Bella giocata a due tra i playmaker, comincia a farsi vedere e sentire. Palla così bene sul perimetro. Il problema dei T-Wolves è che, a differenza di Sacramento, in post basso, spalle a canestro, non hanno praticamente niente. Intanto Del Curry con un tiro di sensibilità suprema, due punti grandissimi di questo artista del tiro, che peraltro è uno specialista a livello NBA, anche se lui si lamenta un po' e vorrebbe sempre più minuti. Tornando a Minnesota, stiamo parlando della squadra con la miglior percentuale dal campo della Lega, 46,9%, miglior percentuale ai liberi, 80,4%, terza per punti con quasi 102 di media e terza per scarto medio di vittorie, 6,1%. Questi cominciano a essere più i T-Wolves rispetto a quelli dell'inizio del secondo quarto. Eh sì, e si attenta al record di Cleveland, che nel 92-93 fu prima per percentuale, tiri liberi e tiri da tre punti. È un record che tutti... fino a che non sono apparsi questi all'orizzonte che rischiano di pareggiarlo. E Billups adesso comincia a fare la voce grossa anche in difesa, va a subire fallo. Chauncey Billups, che ha una particolarità abbastanza curiosa, è un grande appassionato di storia della pallacanestro e quando gioca contro una stella, prima della partita o durante la stessa, gli dice: senti, non è che alla fine mi dai le tue scarpe autografate, che io ho un posticino nel garage dove le tengo. Gli è andata quasi sempre bene, tranne che con Jordan. Le chiese a Jordan in una partita che abbiamo trasmesso, mi ricordo, un Boston Celtics di cui lui era la sesta chiamata contro Chicago Bulls, ovviamente reduci dall'ultimo titolo. Non se ne è fatto niente, perché in quel caso Jordan disse: no, fanno parte della riserva del fondatore. Esatto. E cioè di quella serie di scarpe da collezione che io non do via, ando male. Ultimamente, per esempio, ha giocato con i Clippers, gli hanno chiesto: hai preso le scarpe di qualcuno dei Clippers? No, non vedo stelle tra i Clippers per adesso, niente scarpe. Ne ripariamo tra due anni. Esatto. Quindi se volete essere considerato una stella nella NBA, dovete poter dire: Chauncey Billups mi ha chiesto le scarpe. Sicuramente così. Il palleggio per Alvin Williams, ultimo minuto del primo tempo, 5-9-4-3 il vantaggio per Toronto. Sale Curry sul blocco, poi Chaes che gioca il pick and roll con Antonio Davis, si allarga Davis, ecco la sua ricezione, va per la stoppata a Lauren Woods e va anche a commettere fallo. Antonio Davis non ha giocato quest'anno la sua miglior stagione, ma è in nettissima crescita. Dopo la partita di cui vi abbiamo parlato con i New York Knicks, ha voluto la cassetta per guardare che tipo di gara fosse venuta fuori, non ci voleva credere. Meraviglioso! Maurice. Meraviglioso! In campo Maurice Evans, quanto manca alla fine del quarto? Un 40 secondi, è il trilione dietro l'angolo. Esatto, il trilione dietro l'angolo, ma chiamiamo noi a casa Evans, Flavio, piuttosto. Eh sì, perché Maurice Evans, giocatore molto interessante, infatti non a caso è arrivato ai Minnesota Timberwolves, recentemente ha fatto il suo esordio, ha giocato un minutino a fine partita, al termine eccitatissimo ha chiamato a casa: mamma mi avete visto, mi avete visto che roba, ho esordito, ma quando? Abbiamo visto tutta la partita, poi abbiamo spento, era finita, ma no, sono entrato, allora ha chiamato la gente. Esatto, vabbè, il papà può anche capitare, dico, la gente cos'è, gli scappa? Allora hai visto, un momento storico, per te e per me. Cosa? Ma sono entrato, il trilione, l'ha dovuto consolare Kevin Garnett, senza pace. Vediamo se adesso a casa Evans saranno sintonizzati. Randy Whitman sulla panchina Timberwolves come assistente, uno degli assistenti che lavora di più con i giocatori singoli, uno degli assistenti che in particolare lavora di più con Rasho Nesterovic. Whitman è stato capo allenatore, anche se con moderato successo, a Cleveland. Flip Saunders è un tipo di allenatore che può permettersi di avere un allenatore vero, valido come assistente. Questo significa che la sua posizione, d'altronde quello che decide, come hai detto prima, dormiva nella sua stanza al college. E comunque si tratta di una gran brava persona, Flip Saunders, perché è amico anche di infanzia di Whitman, che quando allenava a Cleveland aveva fatto trovare nello spogliatoio della squadra di Minnesota le foto di Saunders con i basettoni a 14 anni. Non una gran cosa, che diciamo Flip aveva preso piuttosto male. Gran bel movimento in passo e tiro da parte di Resterovic, fondamentale europeo. Uso della mano sinistra, ancora principesca, un po' meccanico ancora, non è proprio morbidissimo. Però come fanno nell'NBA a lasciarlo andare via? Sai che a me sembra che stia cominciando a convincersi di dover giocare centro, perché questo gli chiedono lì, anche se lui è un 4 nella testa e nella propensione. E adesso sta cominciando a lavorare. Queste sono cose che probabilmente vedremo meno meccaniche, più rifinite e più incisive in un folto.
molto breve. Esatto, i tiri che sta prendendo ormai sono tiri da numero 5, i tiri che probabilmente lui non ha completamente nel bagaglio, ed effettivamente la meccanicità probabilmente si deve a questo, mentre Maurice Evans ormai una presenza nella partita. E io credo proprio che Nestero ci abbia 5-6 anni di eccellente carriera NBA ancora da giocare, se non di più. Possibilità di ultimo tiro per i Toronto Raptors, il pick and roll alto giocato da Childs, poi lo scarico un po' curioso per Keon Clark. Clark comunque si butta dentro e Evans sporca il foglio, un fallo, e questo sicuramente non potrà essere sfuggito a Cava Evans. Peraltro la penetrazione di Childs l'ha tenuta estremamente bene. Questo è un ragazzo buonissimo per l'Europa, University of Texas, non scelto. Ma nel sommerso NBA di giocatori così ce n'è tanti, qui proprio ha voluto farsi vedere a casa. Eh sì, effettivamente il fallo lo ha fatto, e l'ha fatto in maniera chiara. Tornando un attimo al discorso Nesterovic centri, un domani Shaquille O'Neal non avesse voglia di andare a Philadelphia per... che invece voglia ne abbia, a ovest può adattarsi effettivamente, perché cioè ali grandi centri esatto, ali grandi finché ne vuoi, centri comincia a diventare piuttosto problematica la questione. Shaquille O'Neal tra l'altro secondo alcuni allo Star Game non ci andrà perché gli fa male il piede. Voglio sentire cosa ne pensa David Stern intanto sui primi due quarti di questa partita. Ed è un secondo quarto tutto targato Toronto Raptors. Kevin Garnett esce a capo chino, 6-1-4-3 il vantaggio per Vince Carter e compagni a metà gara. Canada Center di Toronto, Raptors contro T-Wolves, 5 su 13 dal campo per Vince Carter, ma tutti gli altri stanno tirando con un clamoroso 73%. Gran giornata per i Toronto Raptors, Vince Carter comunque aggressivo, il che è importante in una partita in cui i Toronto Raptors si giocavano parte di credibilità con un ambiente che sembrava essere abbastanza schifato per il modo con cui avevano affrontato la partita contro i New York Knicks. Stavolta palla forzata che non arriva nelle mani di Jaron Williams, fondamentali questi 5-6 minuti iniziali di terzo quarto. Se Minnesota rientra ulteriormente, poi è una squadra pericolosa, anche in trasferta, anche sotto eventualmente di 10-12. Se invece Toronto chiude la partita, poi presumibile tempo dei rifiuti. Sì, come spesso succede nell'NBA, nel terzo quarto si rientra iniziali, quindi è il momento in cui le marcature non sono male per Minnesota in attacco e non ci sono né Keon Clark né Jaron Williams. Questo significa per Serbia che Garnett tiri di qualità. 4 volte su 24 dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio, blocco di Vince Carter, poi il tiro di Alvin Williams, questo è il suo tiro dal palleggio, un giocatore che forse non entusiasmerà mai, però un giocatore che sta salendo, sta diventando più importante, più incisivo, onestamente mi sembra pronto per recitare un ruolo importante. Sì, tra l'altro è un giocatore di oltre 1,90, almeno 1,93-1,94, giocatore che incide anche lui in difesa, ha una notevole predisposizione per giocare bene l'ultimo quarto, piace a tantissimi operatori NBA, questo è un altro di quelli che starà per tanto tempo. Serbia sbaglia un tiro che di solito mette nel sonno, il che mi parole sul garbage time, tempo di rifiuti, non siano così campate per aria. Intanto spinta di Sam Mitchell, chiara ai danni di Jerome arbitrale, si accusa immediatamente del fallo Mitchell, quindi lo ha commesso e come, ed eccola qui la zona però ancora più allungata, ancora più aggressiva per i Minnesota T-Wolves. Poi quando hai un rimbalzista del genere puoi permetterti tante cose. Olajuwon butta via il pallone recuperato da Garnett che lo aveva perso, ecco questo sarebbe lo stesso che ha preso il rimbalzo, dall'altra parte va a cercare lo sfondamento Jaron Williams, il fischio dovrebbe essere e credo sia a favore di Garnett, giocatore per il quale io personalmente addirittura una passione, e d'altra parte è una storia questa, forse poteva essere anche considerata infrazione di passi, fosse, e Williams ha qualcosa da dire anche sul contatto. Allora, nell'NBA c'è entrato nel 96, nel 99 già All-NBA, io non ricordo un'esplosione in così breve tempo. L'unica cosa che mi viene in mente è Stefano Accorsi, da due guste meglio che one, ha conclamato attore internazionale al Sundance Festival, è l'unica cosa che mi viene in mente. Eccolo qui il prodotto della Farragut Academy. Sì, perché poi lui al college è andato a... Adesso aspetta, controllo i documenti. No, non risulta niente. Non dovrebbe essere andato. No. È passato dal sezionamento Cricetti nell'aula di biologia di Farragut, dove ti controllano il metal detector e non per i criceti, per il resto che porti dentro,
a All-Star NBA in 36 mesi. 42,2% nelle ultime 5 partite, non sta tirando benissimo, però ha avuto anche un periodo in cui tirava da 3 punti, praticamente senza guardare, la metteva sempre dentro. Guardate quando comincia ad aprire le ali. Cosa vuol dire qui intanto? Giocata fantastica difensiva di un grande tempo per la stoppata. Manca sulle palle vaganti Minnesota, riesce a fare qualcosa in difesa ma non riesce spesso a perfezionare poi il recupero, il segno di una squadra che ha perso un po' di brillantezza. Linea di fondo per Jerome Williams, poi bella partenza con finta di Vince Carter, tiro morbido che va a bersaglio. O Minnesota è un po' in calo di forma fisica oppure ha cominciato a credere ai tanti che giustamente hanno detto: oh, ma questi giocano proprio bene bene. Giocano veramente bene e questa sera li vediamo effettivamente giocare al di sotto delle loro possibilità. Sono gli altri che però stanno giocando una delle migliori partite stagionali, anche la zona, che non è semplicissima da attaccare con lo spazio che occupano, e con Garnett in una posizione tecnicamente molto interessante che però ogni tanto non lo porta a rimbalzo come dovrebbe. Dicevo, stanno attaccando bene anche zona, l'hanno preparata molto questa zona dal punto di vista dell'attacco, perché in altre circostanze i Raptors sono andati, come si in gergo, iglu contro la zona, hanno fatto periodi, interi quarti senza metterla. Infrazione di 3 secondi difensiva, che è uno dei pericoli giocando anche questo tipo di zona, che è molto mobile e che sostanzialmente assomiglia a una difesa individuale, perché i principi di matchup sono molto molto forti. In precedenza abbiamo visto un canestro di Nesterovic. Dicevamo, non dovesse andare Shaquille O'Neal allo Star Game e si volesse convocare un vero centro, e la scelta poi varia su un David Robinson. Ecco. Allora a quel punto anche Nesterovic dice: vabbè, chiamate anche me allora. Sì. Sono d'accordo che non ci stia Nesterovic, però onestamente come rendimento non dirmi che ci sta Robinson. No, sinceramente ci starebbe più Nesterovic, anche se poi ovviamente anche i numeri non sono così impressionanti da gestire una convocazione. Guardate Carter che difende contro Zerbia come non l'ho mai visto difendere la mia vita, e Zerbia è migliore, dipende dai punti di vista. Williams deve lasciare un attimo a mandar via la palla perché c'era Garnett in agguato, ma la reazione dei corpi di Toronto è pazzesca stasera. E Jerome Williams avrà 5 o 6 rimbalzi d'attacco, come ridere, stavolta il rimbalzo lo prende Garnett, ecco uno dei suoi numeri, l'apertura a due mani, una fucilata che sorprende anche Zerbia, il quale non riesce al pallone. Questo è il numero secondo me più bello, rimbalzo e apertura a due mani, palla che non scende di un millimetro, e probabilmente se non ci fossero i muri andrebbe anche fuori dal palazzetto. La sua completezza e la sua versatilità, giocatore detto The Revolution, perché ha cambiato il gioco della pallacanestro. A proposito di gente che può cambiare invece una partita, che genera questo bellissimo contropiede eseguito a 6 mani da Minnesota, che comunque obiettivamente gioca una pallacanestro di qualità. Wally Zerbia, che dicevamo in precedenza, è l'ottavo miglior tiratore dal campo di tutta la NBA, 51,4%. Ecco, ovviamente l'anomalia è che non è esattamente né un numero 4 né un numero 5, quindi tira parecchie volte da lontano, parecchie volte da lontanissimo. Nelle ultime 14 gare viaggia a 22 punti di media per partita. Il suo emergere è davvero clamoroso e comunque non è alieno qualche episodio del passato, qualche scambio di vedute piuttosto concitato con le mani di Garnett. Sì, e anche di altri compagni e molti avversari, 82-9 dalla linea. Ed effettivamente nell'analisi che faceva in Australia il suo allenatore notava come ci sono pochissimi tiri da sotto, non c'è una schiacciata se non occasionale, erano tutti tiri dai 4 ai 7 metri e mezzo, si trattava solo di prenderne un po' di più e di creargli qualche situazione offensiva che gli desse più conforto. Minnesota che comunque non sembra voler abbandonare questa partita, ancora la zona, tantissimo da canestro Rush Nesterovic, poi Alvin Williams dal palleggio, attacca Chauncey Billups, ci mette una mano Sam Mitchell, l'altra palla vagante per Toronto, poi altro rimbalzo per Nesterovic che adesso sta facendo veramente la voce grossa, ricezione per Sam Mitchell, arriva la deviazione, il possesso rimane a Minnesota. Attenzione perché Minnesota non ha Joe Smith, il che è già molto importante, e per un altro paio di settimane non ha Gary Trent, che secondo me è la riserva di maggior impatto di questa squadra. Ed è il motivo per cui Glenn Taylor è l'ex executive dell'anno, una scelta, molti più soldi di quelli che avrebbe dovuto dare a Trent, ha preso un giocatore di ruolo con una certa qua reputazione nei giri NBA che gli sta rendendo tantissimo. Questa squadra è costruita meglio di tante altre spendendo molto meno della metà.
E io ritornerei a questo punto su quel discorso, perché la sostanza è: o tu puoi scegliere uno dei primi 5, 6, 7 e sei quasi sicuro che porti a casa un qualcuno per cui vale la pena di ipotecare il futuro. Ma se sei Minnesota, una squadra quest'anno buonissima, ma comunque sempre buona, e puoi scegliere se ti va bene dal 15, 17, 13, 14, ormai è difficile che porti a casa un fuoriclasse. Allora impegni un posto in squadra, dei soldi, per uno che alla fine purtroppo non può produrre un granché. È la realtà dell'NBA di oggi, cioè tu corri il rischio nursery a cifre di retta non indifferenti per questa nursery, perché quel contratto è garantito. Se tu hai chiamato al primo giro, a quel giocatore devi dare i soldi per forza, per un minimo di tre problemi. Trent arriva qua a $600,000 e ti rende di più del giocatore che probabilmente pigliavi con la numero 20 che avevi a disposizione. Intanto Tony Davis dalla lunetta riporta più 20 i Toronto Raptors, ultimi 7 minuti del terzo quarto in arrivo, si allarga per ricevere Garnett, ribalta per Mitchell, palla nell'angolo ma con troppa parabola per tirare per Zerbiak che la rimette nelle mani di Mitchell, Mitchell va uno contro uno, fino in fondo le mani di questo giocatore sono da sempre morbidissime, Sam Mitchell che ha rifiutato un posto su una panchina NBA quest'anno, ma non come giocatore bensì come assistente di Maurice Chicks a Portland. 2-4, diciamo ancora 110-115 kg, c'era il primo giorno tornati sul terreno NBA, non li ha mai lasciati praticamente. Qua intanto Jerome Williams di energia ne ha fin troppa, però Nesterovic comincia a farsi sentire in mezzo a quell'area. Giocare a zona perché gli permette di leggere la situazione senza doversi impegnare a seguire per forza un giocatore. Come intelligenza in aiuto ci sono pochi giocatori NBA che lo valgono. Ah, io sono convinto dalla prima volta che l'ho visto giocare che questa sia una dote quasi soprannaturale, che quando andare a aiutare, quando non andare, quando muoversi, quando saltare, quando non saltare, sono cose che non si possono insegnare, che sono difficilissime, e Nesterovic ha veramente una percentuale di riuscita su quelle giocate clamorosa. Ancora un Isabiac che attacca Carter, c'è contatto, non c'è fallo, il tiro gli esce, il rimbalzo per Gerovicando veramente a faticare dopo aver spadroneggiato per due quarti abbondanti. Carter forza, altro rimbalzo di Nesterovic, in questo momento è l'uomo più incisivo in campo, bellissima palla per Zerbiak che chiude appoggiando al vetro, attenzione i T-Wolves ci sono. E mi spiace dirlo, ma il duello Zerbiak-Carter secondo me non ha Carter vincente in questo momento. Zerbiak sta giocando con maggior concretezza, di là il fatto che Carter sta impegnando tantissimo specialmente nella fase difensiva. Nesterovic non ti lascia un rimbalzo, giocare una pallacanestro perfetta, non c'è una conduzione di contropiede in cui non tocchino la palla in tre. E questo è un segnale molto importante, tra l'altro poter fare la zona e farla come la fanno i Minnesota T-Wolves si centuplicare le tue possibilità di giocare in contropiede, e giocare in contropiede in una partita NBA significa spesso questo. E Zerbiak per essere un 4-3-2 obiettivamente corre molto bene per il campo. Zona ha un nome sta cosa? Sì, il paraboloide flottante 1-2-2. Allora, l'origine di questa cosa, perché di cosa si tratta, è del 1994-95, Sue Fall, dove al tempo era l'attuale allenatore dei T-Wolves, che una sera si è messo lì 45 pagine vergate a mano, che sono la base di tutto quello che stiamo vedendo. Quelle 45 pagine potrebbero, mi auguro, diventare qualcosa di più leggibile, perché ovviamente si fa della buona pallacanestro qua. Esatto, diciamo che sostanzialmente è una zona che parte 1-2-2 e poi vorrebbe dare sempre la responsabilità, oltre che della palla naturalmente, di tutti gli altri uomini sul campo a un difensore. Stavolta rimbalzo Antivis, neppure Flip Saunders riesce a inventare comunque una zona che non sia un po' più debole di una difesa individuale a rimbalzo, perché ovviamente non c'è immediatamente una situazione di taglia fuori con i giocatori accoppiati. Brandon per Garnett che va dall'altra parte per Mitchell, dentro per Nesterovic, stavolta rimbalza via sulla difesa di Olajuwon, recupero perfezionato da Vince Carter, cartino in fondo, gran canestro, Vincredible. E finalmente Vincredible si piglia una rivincita contro Zerbiak. Olajuwon gioca solo di esperienza, ma ha talmente tanta neanche può fare un anticipo di una classe infinita come quello precedente su Nesterovic, che non gli mette bene il corpo addosso secondo me. Tanto il movimento di Garnett, no, in partenza uno contro uno, metri? O è 1,92, 1,93, quant'è, controlla? Magari.
Quelli sono 2-11, un brivido caldo, un giocatore a mio modo di vedere che non ha eguali. Centimetro per centimetro, secondo me, è il miglior giocatore NBA, è il più completo di tutti. Poi all'interno della zona, per esempio, l'azione precedente avrà occupato 3-4 posizioni sempre con le braccia in posizione giusta. Esce Brandon dal blocco verticale, gioca il pick and roll con Garnett che si apre per ricevere, rotazione di Carter, Zerbiak attacca sulla seconda rotazione Antonio Davis che poi prende il rimbalzo sull'errore del figlio di Walter, apertura per Alvin Williams, Williams che lavora dal palleggio, gioca il pick and roll con Antonio Davis, attaccato Nesterovic, gran difesa di Rush. Qual sinistro, obiettivamente Davis poteva evitare di usarlo, forse conveniva pigliare un altro tipo di tiri, però vedete che Carter in difesa quest'oggi sta dando il meglio di sempre, questo è il tiro di Zerbiak che preferisce giocare a due. Come giocano bene a due questi qua, non gioca nessuno. Bel canestro davvero per Minnesota e per Wally Zerbiak, che in particolare ancora segni di riscossa, almeno da un punto di vista emotivo per Minnesota, anche se il tabellone dice sempre e chiaramente Toronto Raptors, sempre questa zona da affrontare. Palla per Olajuwon, stavolta nessun adeguamento sul lato debole. È fantastico scarico comunque di Carter, ha mandato via una palla lunga 10 metri che può mandare via solo un fuoriclasse. Rasho Nesterovic per Garnett, ricezione al gomito, fronteggia contro Antonio Davis, va dietro la schiena, legge l'aiuto di Vince Carter, poi Brandon per Zerbiak e adesso i Minnesota T-Wolves sembrano i Sacramento Kings, non eseguono degli schemi, giocano a pallacanestro. Giocano a pallacanestro, distinti di tecnica, 2 a 3, tutti sanno passare, stiamo vedendo un numero di prodezze nella media NBA che vorremmo sempre vedere, Flavio. Ancora Nesterovic sconsiglia la riga di fondo a Carter. Oh, dicasi Carter, questa volta non va e sbaglia, sperava che arrivasse qualcun altro e voleva difendere per lo scarico, questa è una di quelle situazioni in cui il suo istinto non gli ha suggerito la cosa giusta, però è veramente impossibile riuscire ad analizzare freddamente quelle situazioni. Qui intanto va via bene a Olajuwon. Diciamo che nella maggior parte delle situazioni, nella stragrande maggior parte di queste situazioni, Nesterovic fa giusto e questo non è tanto spiegabile e non è, ripeto, per nulla insegnabile. Il problema è che nell'NBA non puoi permetterti di rilassarti neanche un secondo. Quella è una cosa che puoi fare in Europa, ma il numero di giocatori che ti battono se ti rilassi in un istante nell'NBA è troppo alto. Secondo me questa è ancora la grande differenza tra le due leghe, al di là della componente atletica e di tutto. Troppi giocatori in campo che non ti concedono di fare un errore mentale. Qui intanto uno degli ex della partita e uno degli ex del nostro campionato, si tratta di Jim Brewer, assistente per quello che riguarda i Toronto Raptors, in passato ai Minnesota Timberwolves, dove ha fatto praticamente di tutto partendo da scout nel 1989. Noi lo ricordiamo soprattutto come clamoroso giocatore di pallacanestro a Cantù. Zio di Doc Rivers, quello che allena gli Orlando Magic, e in questo momento vicino di posto del figlio di Wilkins di nome Randy, che a lei è stato aggiunto anche lui al coaching staff, ecco The Brew come lo chiamano. Anche perché su quella panchina non è ancora tornato ovviamente al momento Stan Holbeck, il 70enne assistente di Wilkins, che era il primo assistente dei Toronto Raptors. Per lui purtroppo un infarto abbastanza pericoloso il 23 di dicembre, le cose adesso vanno meglio, è già passato da un ospedale per la cura intensiva a un ospedale per la riabilitazione, però ancora non si parla di tornare in panchina per il grande Stan, che salutiamo. Qui continuano intanto ad arrivare notizie da ex italiani, Dean Garrett, ex Forlì, Pesaro, Reggio Calabria. Anche Dino si iscrive a referto, gioca insieme a Nesterovic, qua deve salire, fa un buon fallo obbligatorio. Dino contro Antonio Davis. Oh, adesso. Dino tirava il tabellone, scusa. Beh, vabbè. Volevo pattinare via, Flavio. Allora, tu ti ricordi una partita Philips Milano, robe di K Torino con Antonio Davis giocata a Torino? Ha giocato un anno a Milano, quindi. Benissimo, me la ricordo. Un momento di grandissima crisi per quella Milano che poi vinse la Coppa Korać. Un momento in cui Georgievich venne addirittura ridicolizzato da Iacomuzzi e Trevisan. Bella vittoria di Torino, protagonista Howard Wright. Esatto, Howard Wright, Stanford University. C'era qualcosa nell'acqua probabilmente quel giorno, perché sono tutte, diciamo, statistiche un po' impraticabili. 21-18 per Howard Wright, 8-7 per Antonio Davis. Una delle sue peggiori partite in Italia e della carriera. Alla prossima pausa una spiegazione che cambierà la vita di Antonio Davis.
Il rimbalzo lungo che favorisce i Toronto Raptors, l'apertura per Chris Childs, poi Williams molto bene proprio per Antonio Davis. Ecco un tiro che in quella partita di Torino non mise assolutamente, peraltro non sapeva neppure di averlo perché non prendeva una conclusione che non fosse una schiacciata su scarico in quel girone di andata per nessun motivo dall'altra parte. Anthony Peeler infatti 9-2 e 6-1 rimbalzi per University of Texas El Paso, quasi inavvertitamente la star era Foster, che infatti adesso sta dominando nelle Greg, il vostro Greg, giocatore che veramente sperava di tirare per pigliare rimbalzo e schiacciare. Eccolo qui, lavorare contro Nesterovic, lavora molto molto bene, subisce il fallo e quindi andiamo a questo episodio. Un anno dopo dovete muovere l'orologio rispetto a quell'infausta serata di Torino, aeroporto di Indianapolis, lui è un Pacer. Si presenta un signore pelato di 1,70 che dice: salve, mi chiamo Wayne Alpert, io Antonio Davis, però la conversazione finisce qui. No! Ti ricordi quella partita dell'anno scorso dove Howard Wright ha portato a scuola? E a questo punto Davis si fa serio. Figurati se me la sono dimenticata. C'ero dietro io. Io vi ho visto giocare a tutti, bambocci. Ho mandato via fax un rapporto su di te ad Howard Wright, che ha capito cosa bisognava fare contro di te e ti ha scherzato. Davis lo prese sul serio e dice: ma tu chi sei? Lasciami lavorare. Se mi dai un contratto per 2 anni faccio di te un all-star. Ti faccio capire che cos'è la pallacanestro, specialmente nella fase offensiva, perché fisico ne hai, voglia di giocare ne hai tanta, numeri atletici direi che non mancano, istinto a rimbalzo. Ecco, quel signore che è andato a rimbalzo adesso deve 2 o 3 cose al signor Wayne Alpert, che è partito in quintetto per l'Est a Washington l'anno scorso. E state tranquilli che Wayne Alpert una telefonata l'ha ricevuta quel giorno. Intanto gran ricezione per Zerbiak, che poi subisce il fallo. Minnesota ha giocato un terzo quarto più che adeguato, più che degno, però i Toronto Raptors non sono mai stati in pericolo di vedere la partita riaperta. Questo è un segnale importante. Oggi l'Est sembra poter aver trovato una squadra in grado di fare la voce grossa anche eventualmente fino alla fine. Il problema dei Toronto Raptors è che potete vederli in questa versione. Io li ho visti 2 giorni fa contro i New York Knicks e onestamente erano impresentabili. Impresentabile, squadra che improvvisamente perde completamente. A di libido difensiva, B di passione, e gioca oggettivamente molto al di sotto del pari di quello che vedete questa sera. Tra l'altro Antonio Davis si è sposato con Cendra, che gli ha presentato AC Green. Ora, tutte le notizie che vi abbiamo dato questa sera impallidiscono, passano in secondo piano di fronte alla vera notizia, Flavio. Eh sì, AC Green impalma una fortunata signorina. Esatto, si sposa vergine, si sposa Vince Carter, ne mette 2 e la partita direi abbastanza andata. E la vera notizia comunque è che AC Green si sposa. Spero che non porti la signora alle cascate del Niagara, perché come diceva Oscar Wilde potrebbe essere la seconda delusione della luna di miele. Palleggio per Terrell Brandon, che vuole l'ultimo tiro di questo terzo quarto. Il pick and roll con Dean Garrett, il tiro facile a bersaglio per Brandon, meno 20 per Minnesota. 3 secondi dietro la schiena, Chris Childs che salta anche Garrett, mette assieme un tiro più che decente che comunque non trova il fondo della retina. Terzo quarto, ripeto, ben giocato dai Minnesota T-Wolves, ma i Toronto Raptors non hanno ceduto un millimetro e sono ancora in pieno controllo della gara all'Erkan Canada Center. Casa dei Toronto Raptors è il secondo segnale non tanto convincente per una squadra che ha concesso quarto per quarto 30, 31, 26 punti, sono tantini. Troppi, obiettivamente ha sofferto l'enorme energia, specie a rimbalzo dei propri avversari. Qui Kevin Garnett usa la mano sinistra in un modo che francamente sfugge a normale definizione. Riprovano il quintetto lunghissimo con Woods sul terreno di gioco, probabile che di zona ne vedremo ancora tanta, anzi proprio non l'abbandonano più. Eccola qui la zona, ripeto, non è che sia spiegabile tutto solamente con l'assenza di Smith e di Trent, però questa è un'assenza importante anche perché vengono a mancare 2 giocatori fisici, mentre è tornato Maurice, attenzione, seratona. Ormai seratona, adesso l'hanno visto tutti, casa e non casa che sia. L'ha visto anche i suoi fan italiani, che so essere abbastanza tanti. Dicevo, il fatto che riguarda i Minnesota Timberwolves riguarda anche, se non solo ovviamente,
Joe Smith e Gary Trent. Gary Trent è un tipo che recentemente, durante un riscaldamento, faceva stretching vicino a un avversario. L'avversario gli ha detto: allora come va Gary? Bene, bene. E tu come vai? Te lo dico io come vai. Vai meglio di come andrai tra 10 minuti, quando ti avrò spaccato la faccia in campo. E il problema è che queste cose non è che le dica, poi in certo qual modo, cestisticamente parlando, le mantiene. Nessun giocatore sano di mente in questo momento vuol passare su un suo blocco, che è considerata la cosa più dura che esista nell'NBA. Qua Antonio Davis, Wayne Alpert o meno, riesce a prendere la riga di fondo, non c'è Nestero, invece si nota, in completo si nota sempre la presenza di Neon Keon, altri due. Sì, però Wayne Alpert o non Wayne Alpert, ma quelle robe dove le hai imparate? Non lo so, sinceramente è una delle più inspiegabili trasformazioni ad età avanzata che io abbia mai visto. Lavoratore di mentalità impressionante, come impressionante questo rimbalzo lungo catturato da Keon Clark. Poi qualche problema nelle immagini che non erano di qualità trasmettibile, non abbiamo comunque perso alcunché. Ritorniamo sul più 20 Toronto con 10 minuti abbondanti sul cronometro. Stavolta sarebbe andato per stoppare Garnett. Il canestro è convalidato, ma la cosina rimane. La cosina rimane, il salto non glielo toglie nessuno. Probabilmente avremo l'opportunità di rivedere. Bella partenza di Keon Clark, che lascia andare molto bene questo pallone, che probabilmente senza l'aiuto del vetro non sarebbe mai entrato, quindi non lo sapremo. Due gesti atletici curiosi, il secondo letteralmente impressionante. E d'altra parte Vince Carter ha visto qualcuno che salta come lui sul terreno di gioco. Adesso Garnett ha fatto un'altra partenza da numero 4 che mi lascia obiettivamente senza parole. Giocatore che migliora di anno in anno, io non lo credevo possibile. E qui ha questa capacità di continuare a fare finta con la testa, abbassarsi, alzarsi, abbassarsi, alzarsi, leggere la difesa, e poi quando parte, parte in una posizione che è più cestistica di quella di tante guardie. Sì. Lui gioca proprio in partenza bassissimo, molto flesso, e anche in questa situazione lo dimostra. È una guardia di 2,11 m, anche se qui ha forzato a sbagliare. Sì, sì, ha proprio la partenza del giocatore piccolo, ha una grande facilità di tenere il corpo raccolto, di piegare le ginocchia. Direi che nessun giocatore della sua altezza muove le ginocchia su e giù come fa lui. Qua, avendo poi un'apertura alare impressionante, tocca la palla. C'è un solo altro giocatore attualmente nell'NBA con questo tipo di struttura fisica che ha quell'apertura alare. Gioca ad Atlanta e ha giocato ieri sera in quello che si chiama losing effort. I Detroit Pistons non hanno battuto soltanto i Minnesota Wolves, hanno battuto anche gli Atlanta Hawks ieri sera, Flavio. Comunque mi sto riferendo a Leon Smith. Leon Smith, che ha giocato effettivamente 14 minuti nella sconfitta alla Philips Arena 107-90 contro i Detroit Pistons degli Atlanta Hawks. Per Leon Smith 5 rimbalzi in 14 minuti, dall'altra parte 3 su 12 solamente Stackhouse, ma 21 con 6 su 6 da 3 di Chucky Atkins, 20 in 25 minuti di Corliss Williamson e 12 in 19 minuti con 4 rimbalzi di Gel Corre, braccia Detroit, che sembra aver trovato la risoluzione a tanti problemi. Qui palla recuperata intanto per Terrell Brandon, corre Chauncey Billups e Billups va a bersaglio. Chauncey Billups, che tra l'altro è un ex, avendo giocato nella stagione 97-98 29 partite con i Toronto Raptors, era arrivato in uno scambio con Boston che aveva coinvolto anche altri giocatori conoscenze del campionato italiano come Popeye Jones e Jean Tabak. Chauncey Billups, un altro colpo discreto, diciamo che tra gli aiuti sotto forma di squalifica dell'NBA e le decisioni intelligenti che hanno preso gli executive dei Minnesota T-Wolves, qualche affaruccio in questi anni l'hanno fatto. Sono mossi benissimo, è evidente che c'è anche un bel clima in questa squadra, perché i giocatori rendono sempre qualcosina di più. Le statistiche che ci hai mandato dalla Philips Arena mi fanno pensare che comunque la star della partita è stato il numero 27, l'immarcescibile Dick Bavetta. Il palleggio per l'uno contro uno di Keon Clark, che si appitona letteralmente attorno al difensore, sbaglia dall'altra parte il tiro da tre in transizione sbagliato di Billups, ancora il rimbalzo di Keon Clark. Le partite importanti però della serata si giocavano al Fleet Center di Boston, ospiti i vecchi amici, i 76ers, e allo Staples Center, dove i Lakers incontravano i San Antonio Spurs. Cominciamo a parlare di quello che è successo al Fleet Center, dove i 76ers hanno affrontato i Celtics, mentre qui i Raptors continuano ad andare sul velluto con una gran prova anche per Del Curry. Interessante il derby PP di Answer. PP sarebbe Paul Pierce, 46 minuti, 30 punti, 13 rimbalzi e 2 assist, però Iverson stavolta ha leggermente esagerato. Minuti 47, punti altrettanti, con 4 su 8 da 3,
4 rimbalzi e 5 assist. Risultato 76ers vincenti 106-90. Esatto, per trovare qualcun altro dignitoso a referto bisogna proprio sforzarsi. Sì, c'è un Mutombo da 4 su 5 e 12 rimbalzi, però come l'idea che qualche tiro tra questi 5 sia stato aiutato da parte delle iniziative di Iverson, nessun altro è stato al 50% perlomeno, tranne McKee e Rajabel, che hanno giocato 1-5 l'altro 3 minuti e hanno segnato l'unico tiro tentato, diciamo sì. Il one man show per eccellenza. Corsa all'MVP direi estremamente aperta, Cristal sul primo ferro. La partita comunque oggettivamente che aveva più attrattiva era lo Staples Center, anche perché i Lakers di solito contro le squadre piccole non sfolgorano, contro quelle grandi si trovano meglio. Ieri c'era una grande, andiamo a sentire. Ieri c'era una grande nomata San Antonio Spurs, finale 9-4-9-1, altra vittoria per i Lakers e San Antonio Spurs che non riescono a levarsi questo assoluto complesso. Gran partita per Tim Duncan, tutto sommato, con 12 su 26 dal campo, ma se andate a vedere il fatturato finale dice 24 punti, 0 su 0 ai liberi. È vero che ci sono stati 11 rimbalzi, però 0 su 0 ai liberi è abbastanza impressionante, come impressionante è 0 su 4 in 33 minuti per Steve Smith, che recentemente in settimana aveva messo un 5 su 5 da 3. Dall'altra parte, per Shaquille O'Neal, solamente 6 tiri liberi, 25 punti, 15 rimbalzi e 4 assist, 3 su 6 ai liberi per chi fosse interessato, 9 su 9 invece ai liberi e 9 su 19 dal campo per Kobe Bryant. Diciamo che i Lakers hanno il numero della targa degli Spurs. Eh sì, ce l'hanno decisamente, ha tirato il doppio dei liberi e questo ha decisamente rilevanza in una partita che i Lakers hanno controllato però dall'inizio. Manca un solo risultato con Seiko Fieldhouse, Pacers Hornets, 90-81 Pacers. Oh, Jalen Rose da quando ha preso in mano la situazione è tutto un altro giocatore, anche ieri sera 23 punti. La novità però è una brutta novità, i Pacers hanno perso per tutto l'anno all'Arrington, il che però gli permette di vedere da vicino Jonathan Bender. Ieri sera 31 minuti, Flavio? 6 su 9 dal campo, compresa una tripla, 4 su 5 ai liberi, 8 rimbalzi, però, 2 assist, e non è malissimo. E non è malissimo, no. Gran partita anche per Jermaine O'Neal, che non ha preso rimbalzo d'attacco ma ne ha presi 17 in difesa, che possono bastare Pacers anche loro in lotta per un posto al sole all'est. Un altro Jermaine Jackson è in campo con la maglia numero 8 per i Toronto Raptors, che ormai stanno dando loro pure ampio spazio alle seconde linee. Eccolo Chauncey Billups che mette la palla nell'angolo, gli torna in mano la palla stessa, poi Felipe Lopez che attacca Del Curry. Felipe Lopez che tantissimo spazio non ha in questi Minnesota T-Wolves, che probabilmente speravano di più da lui e viceversa, però è difficile trovare spazio in una squadra con queste stelle, anche perché ha tanti giocatori con le sue caratteristiche, si sta specializzando in ruolo difensivo che non era quello che si preconizzava per lui uscendo da Rice High School e da St. John's. E qua Flip Saunders, che con questa sconfitta probabilmente non sarà l'allenatore dell'est, dell'ovest all'All-Star Game, il che lo rende tutto felice perché lui dice: no, guardate, 12 star, poi qualcuno è scontento perché non lo faccio giocare, poi la settimana dopo ce li ho tutti contro, perché farli arrabbiare. Questo Vince Carter, che vede il suo amico Garnett questa sera con occhi diversi, non mi sembra però entusiasta della sua partita, spera di giocare meglio contro Serbia. Probabile, intanto se non ci va Flip Saunders, se ci va Phil Jackson. Non può. No, sì, sì, no, può. Adelman è andato l'anno scorso, quindi può ancora andarci Phil Jackson. Immagino porta con le che entusiasmo. Carte. Porta le carte. Con che entusiasmo potrebbe presentarsi. Pick and roll, palla schiacciata per terra per Jerome Williams che sbaglia, rimbalzo per Dean Garrett e apertura per Chauncey Billups. Billups che attacca Jermaine Jackson, che abbiamo visto anche brevissimamente a Verona in una comparsata del campionato italiano, poi deviazione, possesso T-Wolves ancora. Altro ragazzo di Detroit, secondo me un eccellente difensore, giocatore che in Europa potrebbe ridire la sua, ma abbastanza tagliato per l'NBA perché è un giocatore che gioca playmaker ed è almeno 1,95. Linea di fondo per Felipe Lopez che schiaccia per terra una palla impossibile che arriva invece in mano a Maurice Evans. Dai. Poi esecuzione lentina anziché no di Dean Garrett, stoppata di Keon Clark. Clark, giocatore veramente impressionante. Incredibile. Statement game, come si dice in gergo, da parte dei Raptors, che sopra di 20 abbondanti difendono ogni possesso come se fosse quello decisivo. Fanno contento il loro allenatore Lenny Wilkins e però un pochino meno contenti i tifosi, che si domandano perché non giochino in questo modo abitualmente.
Eh sì, effettivamente è difficile a questo punto rispondere. Aveva detto Antonio Davis, dobbiamo essere seri, dobbiamo giocare con desiderio e passione. Sicuramente questi Raptors sono stati ad ascoltarlo, però non si capisce perché siano in grado di farlo al venerdì e non al mercoledì o alla domenica. Rimbalza intanto lungo che favorisce Lauren Woods, bella palla per Morris Evans, Evans segna anche col fallo e a questo punto è gran serata. Gran serata anche perché fino adesso non è che si fosse visto tantissimo. In 7 minuti di pallacanestro NBA avevamo un bel 2 su 5 giocati più che altro in garbage time. Questo è il terzo canestro della sua vita NBA, ribadiamo che questo è un signor giocatorino del sommerso NBA. Debutto NBA il 19 dicembre sul campo dei New Jersey Nets, primi punti solamente il 28 sul campo invece dei Sacramento Kings, un giocatore che con gli Shockers era stato il migliore della sua conference a 22,6 punti di media, quindi un giocatore che può anche mettere punti a un livello diverso, questo può mettere tiri, si chiama Tracy Murray, altro rimbalzo del Cagnati. Shockers perché prima di andare a Texas era Wichita State, è un classico giocatore transfer che secondo me l'anno scorso è stato super per i Longhorns. La palla schiacciata per terra per il passaggio di Curry a Jerome Williams, stavolta arriva la stoppata, poi dall'altra parte Chauncey Billups, palla nel mezzo angolo per l'uno contro uno di Felipe Lopez, rimpallo che favorisce Dean Garrett e poi l'albero mette d'accordo tutti, ma proprio tutti. Non c'è una palla che alla fine non sia sua, sta giocando con un'energia incredibile, veramente partitone dei Raptors che confermano che avrebbero tutto quello che serve per andare fino in fondo a est, est del tutto inintellegibile, partita comunque tra le più godibili che abbiamo visto quest'anno. Effettivamente hai detto, questa partita conferma che i Toronto Raptors avrebbero tutto, si parla dei Raptors alla ricerca di un difensore perimetrale, alla ricerca di un altro realizzatore, tutte le squadre potrebbero probabilmente aggiungere dei pezzi, ma non mi sembra che il problema per questi, soprattutto a est, sia di roster. E allora New York di che cosa deve andare in cerca? E della grazia, della forse. Grazia, tant'è vero che c'è stata una prece che non so quanto sarà accolta di Charles Barkley. Tabellone? Tabella ancora, comincia a diventare un'abitudine di non far più vedere i Knicks sulla TNT, si è rivolto veramente direttamente a Stern. 96-81, ma Toronto in totale controllo in questo finale. Tracy Murray, come al solito, quando può mettere a posto i piedi, una sentenza assoluta. Perché questo non tira abbastanza, direi che come tecnica di tiro tra lui e il suo parente sono due giocatori che tirano in maniera rimarchevole. E poi Toronto con una partita del genere, chissà che ascoltoni avrà fatto in Canada. No, c'è qualche problemino da questo punto di vista. Essere restati gli unici canadesi dell'NBA non sta aiutandoli molto. Siamo a medie per quello che riguarda le due stazioni che trasmettono localmente, mentre qui arriva Lauren Woods e stoppa per davvero di 158.000 e 82.000 telespettatori per trasmissione. Onestamente ci si aspettava qualcosa di meglio. Sì, anche perché la squadra ha in linea di massima in serpa lo spettacoliere principe dell'NBA, cioè il giocatore che esteticamente di rivali proprio non ne ha, Vince Carter, direi cliente abbastanza fisso della top 10 di NBA Action e autore di quella che secondo tutti è la più bella schiacciata di tutti i tempi vista, diciamo, su un palcoscenico mondiale, la scalata di Freddy Weiss. Sì, secondo tutti tranne Freddy Weiss. Tranne Freddy Weiss, che esatto, vede la storia dall'altra parte. E tra i presenti però a questa partita c'è un altro che dice no, perché? Ed è Kevin Garnett, testimone oculare a metri 5 della schiacciata, che ha detto no, io l'avevo già vista. Come l'avevi già vista? Esatto. Farragut High School, Westinghouse High School, la vittima, cioè il Freddy Weiss, tale Luke, il Vince Carter, Ronnie Fields, che dall'alto, si fa per dire, dell'1,84 scalò questo qua e andò a schiacciare nella stessa maniera di cui avete visto Vince Carter contro i francesi. E però, d'accordo che l'altro non era una prima scelta NBA, non era 2,10, ma l'altro è 1,83, non a caso dodicesimo schiacciatore ogni epoca secondo la rivista Slam. Purtroppo poi c'è il resto del gioco. Altro provino veronese, peraltro. Altro provino veronese, li abbiamo visti tutti a Verona. Si torna a giocare intanto all'Air Canada Center, Canada che ha una sola squadra NBA adesso, non avendo più i Vancouver Grizzlies trasferiti a Memphis, dove peraltro dopo un periodo in cui hanno sfolgorato adesso stanno facendo più fatica. Canada che però non sembra essersi mai definitivamente abituato all'idea di poter avere una squadra di pallacanestro NBA.
I Raptors hanno tra l'altro recentemente tagliato Carlos Arroyo, che quindi non vedrete neppure in questo garbage time, ecco. Vedrete invece Michael Bradley. E infatti eccolo qua che effettua la rimessa Alex Villanova, giocatore di sostanza, lui pure sarebbe un vero e proprio gioiello per l'Europa. Il garbage time ci permette, se Dio vuole, di vedere questo tipo di giocatori. Ci sono ancora 3-10 da giocare. Quella tifosa di prima sembrava proprio una contenta di avere ancora la regina, perché effettivamente i canadesi fanno ancora parte, diciamo così, del Dominion, mentre Morissa ormai è sesta. Non l'ha notato papà stavolta, papà sarà meglio che si svegli. Ecco, se avete notato, non si scrive Air Canada Center come in tutti gli altri posti d'America, ma Centre, perché qua gli inglesi contano ancora. La regina inaugura i giochi olimpici e si scrive Centre e non Center. Defence e non defense, eccetera, eccetera. È un altro paese e dovrebbe saperlo Rory Woods, che non è al documento. Gran schiacciata per Morris Evans, Minnesota Timberwolves che comunque ovviamente non convincono, e Minnesota Timberwolves che in casa non perdono un colpo, 18 vittorie e 2 sconfitte, solo perché ci sono i Sacramento Kings, non è il miglior record di tutta la NBA, ma in trasferta invece devono ancora convincere. Qui inizia una serie di 9 partite su 15 lontano da casa, con in mezzo l'All-Star Game, ed è probabilmente una serie di partite che dirà la verità, cioè se questi Minnesota Timberwolves possono giocarsela perlomeno con i Dallas e San Antonio, sì, della situazione, se non con i Lakers e Kings, mentre c'è un clamoroso libero al tabellone, oppure no. Verissimo, il garbage time ci dà un'altra certezza, e cioè che Eric Montrose non è cambiato molto sul libero, lui, detto l'Albatros, soprannome che divide col contratto che si porta a casa, qualità prezzo un pochino sovradimensionata. Dicevamo della regina in precedenza, perché il Canada credo che abbia ancora membership nel Commonwealth, per quello c'è la regina, non perché sia un Dominion, se Dio vuole il Canada è libero. Però Montrose invece lascia andare la palla come ha sempre fatto, cioè maluccio. Eh sì, maluccio effettivamente, anche se la scuola è quella di North Carolina, una scuola che quest'anno ha dato alla NBA un Brandon Haywood che sta venendo fuori in maniera davvero notevolissima, Dean Garrett con qualche problema che richiede addirittura l'intervento degli arbitri. Minnesota comunque ha tanto talento e anche esperienza su quella panchina. Ha solo il difetto di essere ad ovest, questa è una squadra che dominerebbe l'est. Montrose in un'etta ci ritorna volentieri, adesso non sempre il tabellone viene incontro, il pubblico impazzisce, non vorrei ci fosse un chalupas oppure tifo per Montrose, che comunque il suo fans club ce l'ha sempre. Stavolta non al tabellone, però corto, e che rende ancora più meritevole di sospetto quello precedente. Esatto, qua si vede il grande tiratore. 4 liberi in 30 secondi, 1 uguale no, eh? Per nessun motivo, mentre Minnesota cerca di rendere più accettabili i termini della sconfitta in questo finale contro le seconde e terze linee dei Toronto Raptors. Ancora 2 minuti e 14 secondi da giocare per i Minnesota Timberwolves, che poi peraltro a marzo torneranno a casa per una serie di 8 partite su 9 al proprio campo. E qui vedete che Montrose sta scatenando i peggiori istinti dei difensori. Esatto, è un curioso caso di Hekka Eric al posto di Hekka Shek, con percentuali analoghe, e parte il missile che grazie al vetro ci dà ancora la gioia. Non ho capito, la pizza, ecco perché. Pizza? A Toronto c'è la pizza e Montrose sta dando grosse soddisfazioni. Però la pizza è affidata a questi liberi, questo è andato lungo addirittura sul secondo ferro. No, purtroppo diciamo i tiri liberi sono quelli che sono, la pizza è nelle sue mani. Flip Saunders però non aiuta molto la pizza ai tifosi, perché gli sta facendo fallo sistematico. E beh, però così allunga la partita e poi la pizza sarà stata a 100, eccoci qua. Infatti. Non partita stagionale da 100 punti per i Toronto Raptors, in queste 9 partite sono arrivate 9 vittorie, adesso però la pizza l'abbiamo mangiata, i tiri liberi di Montrose li abbiamo visti, io la pianterei lì, esatto, o no? Provare a giocare a pallacanestro, brutto. E potrebbe essere effettivamente un'idea, questa sembra anche l'idea probabilmente di Chauncey Billups. Avrà chiesto le scarpe a Vince Carter, ovvero sia, per uscire di metafora, dove lo mettiamo Carter? Star e nei star, super fuori classe. Star e star sicura. Con la testa di oggi saremo certamente anche nella super elite, cioè i top 5, top 6. Con la testa abituale, secondo me, siamo appena sotto. Questa però non è l'opinione dei tifosi americani, perché è nettamente in testa per quello che riguarda il ballottaggio
per partire in quintetto per l'est all'NBA. Il che però secondo me paradossalmente quasi non lo aiuta, perché i suoi detrattori dicono: ecco, sì, è un giocatore che va bene per quelli che votano per l'All-Star Game, ma per vincere... Infatti il peggiore insulto che potete fare a una star NBA è All-Star Game Player. Cioè, bravo, hai un giorno all'anno dove sei veramente il più bravo di tutti, peccato gli altri. Non puoi insultare una star NBA peggio di così. La rimessa di Bradley, ancora un fischio arbitrale, e i Minnesota Timberwolves non mollano, anche perché hanno visto un bersaglio abbastanza interessante dei loro falli, e non mollano anche perché siamo ancora a ridosso degli ultimi due minuti di partita, ma non negli ultimi due minuti, e quindi questo è un fallo che coach Saunders vuole fare prima degli ultimi due minuti, quando è punito in maniera diversa. Per ora 2 su 6. Ma lo scopo? Lo scopo è provare a vincere la partita? Questo era il tiro per la pizza, perché doveva superarli il 100. Vabbè, ma insomma, con due minuti poi finirà anche Lek Eric. Ele! Pizzone! Pizzone! Era ora! Speriamo adesso di esserci liberati del problema pizza e del problema tiri liberi definitivamente, anche perché siamo negli ultimi due minuti. Billups col canestro da 3 punti. E se continua così, però, invece le cose si complicano, anche perché improvvisamente c'è una partita. C'è una partita complice. Forse Eric, che toglierlo non sarebbe una bruttissima idea. Adesso però siamo entrati effettivamente negli ultimi due minuti della partita, quindi il fallo va fatto su chi ha la palla. Qui buonissima esecuzione da parte di Chauncey Billups, anche se si poteva mettere un po' più di pressione sull'ex giocatore dei Denver Nuggets e dei Boston Celtics. Adesso effettivamente quel fallo, come vedete, viene pagato in maniera diversa. Mi sembra una regola assolutamente intelligente e che secondo me si potrebbe anche pensare di adottare in Europa, sì, in modo da evitare tutte le discussioni antisportivo, intenzionale, volevo far fallo, volevo fermare il cronometro. Esatto, anche perché, come avete notato, Link Wilkins può scegliere lui il tiratore, e in questo caso niente Eric, vai con Del Curry. E stranamente la palla è finita dove doveva finire, eccolo qui Del Curry in palleggio, e a questo punto Minnesota si schiera nella sua difesa normale, però è arrivata a meno 10 dal suo punto di vista. Flip Saunders, tutto sommato, grandi torti non ne ha avuti. Palla persa per i Toronto Raptors. Oh, bisogna stare attenti, perché abbiamo visto anche di peggio nella storia di questo gioco. Devo dire che sinceramente non mi attendevo un finale del genere. Saunders molto attento. Pochissimi allenatori, secondo me, sotto di 20 avrebbero organizzato questa cosa, non particolarmente bella dal punto di vista estetico, ma dicono i suoi ormai tanti ammiratori, Saunders allena il terzo possesso di una partita di regular season nel primo quarto come il possesso decisivo nei playoff. Ed ha ragione, perché lui allena tutti i possessi come se fossero importantissimi. Qui intanto parte un tiro da 3 punti di Chauncey Billups. Fosse andato dentro, sarebbe stato meno 7 T-Wolves, e non detto che non lo sia. Altra chance, altro errore, tocca Bradley, alla fine arriva Morris che appoggia al vetro Morris Evans per il meno 8. 8 punti in 80 secondi sono sempre tantissimi, però ripeto, si è visto di peggio, anche perché la palla va da Montrose e questa non è una grande idea. A di Montrose, che doveva essere in un angolo remoto di quei 28 metri, e B di Del Curry che gliela passata. Sì, Del Curry sinceramente non ha ragionato molto, oddio, l'ha lasciato un po' libero di ricevere, poi i bracchi sono arrivati. E obiettivamente Saunders sta allenando questo finale, Eric però avrebbe una grande chance. Qui abbiamo ferro esterno sinistro, tutti li abbiamo provati. E probabilmente Antonio Davis rivive con la memoria, eccolo qui Antonio Davis che si alza dalla panchina, un episodio del suo passato italiano, gara 3 contro la Scavolini, rimessa per Paolo Alberti che era molto freddo, costretto a tirare dei tiri liberi, e partita persa su un passaggio non ben consigliato da parte dell'Olimpia di allora. Billups contro una difesa questa volta più che adeguata da parte di Michael Bradley, arriva il timeout. Qui Minnesota tira da 3 per andare a meno 6, cioè 2 possessi di distanza. La situazione si fa abbastanza curiosa. Andiamo un attimo a vedere, diciamo così, la stagione di Eric Montrose, che è apparso in 24 partite dal campo 19-51, che fa salvo il 37,3% da 3, se Dio vuole, non l'ha mai provato. Fino a stasera avevamo 3 su 8 dalla linea, e stasera mi sa che 8 liberi li ha presi tutti. Sì, 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 è a 8. E sorprendentemente però un high, un massimo di 10.
Sì, però diciamo i liberi non sono proprio la specialità della casa e infatti doveva essere sostituito, cosa che non è avvenuta. Evans con un altro buon movimento e poi ancora si salta a rimbalzo. Andiamo verso la doppia cifra intanto per Maurice Evans in un finale pieno di sorprese. Palleggio per Jermaine Jackson, forse Woods dovrebbe spendere un fallo a questo punto, invece non vuole commettere fallo. Adesso Flip Saunders che se la gioca veramente in tutte le maniere possibili. Alla fine il fallo arriva e arriva su Jermaine Jackson, e Jermaine Jackson è un altro che di tiri liberi quest'anno non ne ha potuti tentare certo tantissimi. E anche perché essendo arrivato praticamente ieri è abbastanza difficile. Ti ho convinto su Saunders o no? Assolutamente, ma non hai dovuto fare molta fatica. Dovevo fare. Pippo è sicuramente un grandissimo allenatore. Non so perché si voglia far chiamare Pippo, che è il suo soprannome da sempre. Secondo me gli costa carissimo non farsi chiamare Philip Saunders. Jermaine Jackson sbaglia il libro. Che ci crediate o no, in qualche modo abbiamo ancora una partita. Assolutamente abbiamo una partita, anche se Jermaine Jackson dovesse mettere il secondo tiro libero, come in effetti avviene. 104 a 96, tiro ovviamente rapido da eseguire per i T-Wolves, che continuano ad andare con la panchina. Oh, Maurice Evans così malissimo non è? Beh, se qualche operatore di mercato italiano ha seguito questa partita, il nome Evans lo segnerei. Questo è un signor canestro, grande confidenza soprattutto. Signor canestro davvero, ed è il canestro del meno 6, poi arriva il fallo, ma meno 6 sono proprio quei due possessi. Guardate, ha tirato prima che arrivasse la difesa, proprio una grande esecuzione. Oh, non è che Wilkins potrebbe rimettere dentro qualcheduno o si sente tranquillo dei ragazzi? Evidentemente non vuole umiliarli, la leggo così, in questa maniera. Anche perché è l'unica possibile a questo punto. Montrose fa ancora bella presenza a centro area, va a dare il 5 al compagno. Beh, comunque imprevedibile rimonta dei T-Wolves. Evans ha 11 punti, altro che trilione, 5 su 7, la prima doppia cifra di ogni epoca nella sua carriera. 11 punti davvero notevole per l'ex giocatore dell'Università di Texas. Poi il rimbalzo di Dean Garrett e con 5 riserve i T-Wolves finiscono comunque, vada alla grande. Altro tiro stavolta non al tabellone, altro rimbalzo di Felipe Lopez e il signor appoggia al tabellone. Continuano a guadagnare punti a ogni possesso i Minnesota T-Wolves. Adesso è meno 5. Se non arriva il 2 su 2 dei Toronto Raptors comincia a farsi veramente complessa. Ecco, di buono c'è che se non sbaglio il fallo l'ha speso su Del Curry, che mi sembra una discreta garanzia. Tra l'altro rimonta senza tiro da tre, perché non è che Minnesota abbia tirato molto da tre, ha giocato quasi solo possessi a due. Evidentemente Saunders ha visto che la squadra era più adatta a cercare quel tipo di possessi e ha recuperato almeno 15 punti. Vedete che Curry ha una certa qual dimestichezza con la cosiddetta linea della carità. Anche se di liberi ovviamente per le sue caratteristiche ne tira normalmente pochissimi, solamente 19 prima di questa partita. Il secondo è talmente morbido che viene inghiottito dal ferro e dai 7 importanti punti di vantaggio, quindi 3 possessi alla sua formazione da 3 immediatamente. Chauncey Billups a sbagliare, stavolta dovrebbe essere finita. Il possesso è per i Toronto Raptors. Comunque i Minnesota Timberwolves, in una giornata in cui hanno convinto proprio poco, hanno fatto vedere di avere dentro qualcosa che non tante squadre NBA hanno. Esatto, sono una squadra e questa è una notevole differenza rispetto alla stragrande maggioranza delle squadre NBA. Questa è l'NBA, quindi si muore con la palla in mano, una schiacciata, un tiro da tre, lo scadere sarebbe una grave violenza. Non è così, vincono i Raptors giocando tre quarti di pallacanestro estremamente convincente e dando un messaggio a tutto l'Est. 107 a 100 il finale, vittoria per i Toronto Raptors di Vince Carter. È tutto per questo appuntamento con il Basket NBA, anche per Federico Buffa, con un saluto e un ringraziamento da Flavio Tranquillo.